Siamo in diretta da Piazzale Italia col signor Fontolà Nicola, maestro della boxe Cavarzere Chioggia, che oggi si trova proprio qua con un ring per svolgere la finale dell'11° trofeo Città di Chioggia. Ci racconti? Sì, questo trofeo, buonasera a tutti, questo trofeo è partito nel 2011, la prima edizione l'abbiamo fatta a Vigo e dopo ci siamo sempre spostati qua nel Boulevard e fino al 2019 abbiamo fatto 9 edizioni, poi c'è stato il Covid, siamo rimasti fermi un paio d'anni e nel 2021 abbiamo fatto la 10ª edizione però in riva al mare presso un bagno qua di sottomarina. Adesso torna veramente il trofeo ufficiale della città di Chioggia nel nostro posto consueto, tradizionale, che vedremo stasera 8 incontri di dilettanti e 2 incontri professionisti, sempre pugili locali, che allenati dalla boxe Cavarzere Chioggia, un po' qua sottomarina dove abbiamo una succursale e un po' a Cavarzere dove abbiamo una sede. A che ora cominciano gli incontri? E questa sera iniziamo alle ore 21 con i dilettanti, che sono 8, quindi sarà un paio d'ore per i dilettanti, dopodiché andranno su i professionisti. Tra i professionisti abbiamo il nostro Crepaldi, che ha già un record di 90 incontri, 80 incontri dilettanti più 10 da professionista, e poi andrà sulla poetessa della pugilistica Rodigina, un incontro femminile dei professionisti, Linda Pescaroli, tesserata con la pugilistica Rodigina che collabora sempre con la boxe Cavarzere Chioggia, contro un'avversaria della Serbia. Anche Crepaldi combatterà contro un'avversaria della Serbia. E infatti ho sentito una persona che stava parlando in una lingua non conosciuta. Box femminile quindi? Sì, box femminile che negli ultimi anni ha preso molto piede, anche nei dilettanti abbiamo la nostra Tonello Arianna che farà un incontro femminile anche nei dilettanti, quindi sono 2 match femminili questa sera su 10 in totale. Per cui invitiamo tutti coloro che si trovano a Chioggia oggi a venirvi ad ammirare. Senz'altro. Quel pugilato è un'arte, mi sembra che sia denominata. Viene definita la nobile arte, perché insegna un po' una scuola di vita, o non è solo uno sport, quindi ti insegna il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, come si impara anche a vivere la vita di tutti i giorni, che bisogna, quando ci sono difficoltà, imparare a reagire, ti dicono quando vai a terra devi rialzarti, tutte queste cose insomma che noi cerchiamo di trasmettere ai nostri atleti, oltre a formare degli atleti. Diciamo che noi la prima cosa che facciamo è formare l'uomo, poi l'atleta e poi forse il campione, ma è l'ultima cosa. Perfetto, la ringrazio tantissimo di questi preziosi minuti che mi ha dedicato. Grazie a lei, saluti.